Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo in un nuovo episodio su Clash of Clans. Signori, come state vedendo è appena terminato il nostro Gran Sorvegliante di livello 13, oggi lo facciamo ripartire al volo al 14. Prima però ragazzi vi faccio un po' vedere la situazione perché nelle prossime ore mi si sbloccheranno altri due muratori che naturalmente purtroppo non potrete vedere perché ovviamente non posso fare video, due video al giorno così e poi metterveli tre alla settimana, altrimenti ragazzi arriverei con i video pronti fino a Natale e poi tanti cari saluti non registro più. Dunque, con i due prossimi muratori io avrei intenzione di far partire il prossimo deposito ragazzi, che è questo qui di oro, e poi anche la torre dell'arciere in modo tale da andarla a pareggiare con questo cannone e questa torre dello stregone per averli diciamo tutti che gli manca lo stesso numero di livelli per arrivare a pari alle altre difese che ho. Inoltre ragazzi ci stiamo avvicinando sempre di più a grandi passi a dover fare poi le difese del TH11, quindi parlo dell'inferno livello 4, poi a livello 5, quelle le faremo a bestia ragazzi proprio senza fermarci. Ovviamente la nostra difesa aquila, artiglieria aquila, che dovrà andare a livello 2 e saranno anche lì cazzi perché costa ben 10 milioni. E anche un'altra cosa molto molto importante che non vedo l'ora di fare, a parte gli Arch X che anche quelli sono importanti, ma il castello del clan, che sarà in grado di ospitare a quel punto, credo, due draghi e anche il doppio incantesimo oscuro oppure un incantesimo normale, quindi ragazzi una furia, cioè sarebbe veramente qualcosa di spettacolare. Detto questo ragazzi facciamo partire il nostro Gran Sorvi, no, prima di tutto ci andiamo a fare un paio di muretti raga e andiamo a vedere anche a quanto siamo arrivati. Dunque ce ne facciamo altri due, uno e 1-2, bam, tutti e due con l'oro ragazzi perché il sorvegliante sta cominciando a ciucciare veramente come un bastardo. Andiamo a vedere quanti mura siamo arrivati di livello 12. Ok, andiamo qua ed eccoci qua, siamo a 31 mura di livello 12 ragazzi, ce ne mancano solamente 269. Piano piano stanno andando a diminuire raga, ci vuole calma e sangue freddo. Con le mura è così ragazzi, si sa, ci vuole tanta calma e sangue freddo. Perché non mi faceva aprire l'altro villaggio? Perché qui c'è un tronchetto della felicità. Quindi andiamo a togliere il tronchetto della felicità ragazzi, nel frattempo mi è entrato un elicottero nell'occhio. Eccoci qua e andiamo a far partire il nostro Gran Sorvegliante a livello 14, che sapete che non lo voglio tenere assolutamente fermo. Bam! Sorvegliante partito, ormai siamo vicini alla settimana di tempo per fare gli upgrade, siamo a 6 giorni e 12 ore e tra l'altro il costo come vi ho detto sta cominciando veramente a lievitare, infatti siamo 8 milioni e 400 mila, adesso non dovrebbe più salire di 500 mila a botta, dovrebbe salire un pochino di meno, ma a questo punto il costo è veramente elevato ragazzi. Signori, detto tutto ciò a noi non ci rimane altro da fare che andarci a fare un paio di attacchi insieme. Ragazzi ho trovato un villaggio che è veramente pienissimo di risorse, purtroppo però ha le inferno attive, tra l'altro anche gli Arch X sono attivi e anche le difese aeree sono messe veramente benissimo. Quindi ragazzi noi lo attacchiamo sicuramente anche con tutti gli incantesimi che abbiamo, cioè andiamo proprio di cattiveria ma non riusciremo certamente a prendere tutto. Quindi io partirei da questo angolo rega e andrei molto molto cattivo con i nostri minatori in questa maniera. Partirei anche subito con i curatori, tanto dobbiamo utilizzare per forza gli incantesimi, quindi ci andremo sicuramente a mettere una furietta qua, anzi probabilmente due furiette. Facciamo una furietta qui e anche una qui, sì dai, andiamo a mettere le furiette che magari riusciamo a tenere in vita un paio di curatori. Se riusciamo a tenere in vita un paio di curatori non è male, dai ce l'abbiamo fatta per il momento regà. Vediamo un po' cosa ci riusciamo a portare a casa. Allora so perfettamente che non prenderemo tutto, questo è scontato regà. Però se riusciamo a prendere qualcosina comunque schifo non ci fa. Allora già abbiamo preso un buon bottino eh. Non è male il bottino per il momento. Stiamo ripulendo bene i... Ragazzi sono veramente fantastici. Oh si è scaricata l'inferno, grande mezzo. Sono veramente fantastici loro ragazzi, i minatori. Mi piacciono veramente tantissimo per farmare. Minchia in questo attacco qui ci stava anche avere tutte furie eh. Sono... onesto con voi ragazzi, ci stava veramente un botto. Allora vediamo un po' se ci riusciamo a portare via
Questo qui ce lo stiamo facendo, raga. Ah, no, non colpitelo. Niente, non ce l'abbiamo fatta, raga. Vabbè, dai. Sarebbe stato veramente esagerato riuscire a portarci via tutto. Però ci riusciamo a portare via forse ancora questa. Non tutta, probabilmente, o forse sì. Dai, dai, minatori. Dai, minatori, ancora un paio di colpi. Perfetto, ci siamo portati via anche questo estrattore. Perfetto, raga, noi abbiamo terminato l'attacco. Devo dire che nonostante che abbiamo usato 3 incantesimi, questo è stato veramente un grande attacco. Quindi lo andiamo a chiudere e ci portiamo a casa ben 700.000 di oro, quasi 600.000 di Lisir e 3.000 di nero. Che non so se lo avete notato, ma siamo già a ben 113.000 di nero. Questo vuol dire, ragazzi, che siamo sulla buona strada per fare la nostra Queen a livello 45. Intanto c'è anche il bonus stella, che male non fa, va nel castello. Non è altissimo qui a cristallo 1, ma meglio che niente, ovviamente. E come vi dicevo, fra 14 ore mi andrà a terminare la Queen. Non riuscirò ovviamente a farla partire oggi, magari sarà nel prossimo episodio che vedrete. E non so nemmeno quanto costerà, a dire la verità, eh. Ho idea che sia sui 189-190.000. Comunque costa parecchio. E mi sto avvicinando piano piano alla cifra che ci vorrà, nonostante che abbia ancora tutti e due gli eroi che sono in upgrade. Anzi, in questo caso tutti e tre. Anche se, vabbè, il Gran Sorvegliante facciamo che non conta perché non si fa col nero. E quindi, ragazzi, tanta tanta roba per noi. Allora io me la metto a rifare truppe di incantesimi, rega, innanzitutto. Andiamo a fare a destra truppe e andiamo a rimettere a fare anche gli incantesimi. A questo punto, ragazzi, io cercherei un inattivo un po' più inattivo. Diciamo che se avesse tutto nelle miniere e negli statori sarebbe meglio. Vediamo un pochino cosa riusciamo a portarci a casa. Signori, abbiamo trovato il secondo villaggio da attaccare di oggi. È un inattivo, come lo stavo cercando, con tutte le miniere e gli estrattori all'esterno, belli belli comodi da prendere. Vediamo un po' se riusciamo a prendere comodamente tutto, anche se non lo so perché qui vedo che ci daranno un po' fastidio. Forse lì avrei dovuto mandare gli arcieri, ragazzi, ho sbagliato. Dovevo tenermeli quei due minatori. Andiamo a prenderci lei, ci andiamo a prendere sicuramente lei, sicuramente loro, ragazzi, sono easy da Dio. Qui vabbè, questa perché non prenderla. Ok, allora siamo rimasti con 7 miner. Perfetto, vediamo un po' se ce la caviamo. No, qui non ce la caviamo, raga, così. Andiamo a fare così sulla nostra trivella di nero. Ragazzi, comunque, anche se io non sto proprio cercando il nero, però quando lo trovo, raga, io ovviamente me lo porto via. Allora, se riusciamo a togliere questo accampamento, forse, anche se abbiamo soltanto un miner, vediamo un po' se ce la facciamo. Sì, dai, dai, dai. No, 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 troppa roba, raga. Mi sta attaccando troppa roba, non importa, va bene così, ragazzi. Io vado a chiudere l'attacco così, lasciandogli lì quei 40.000. Quindi chiudiamo l'attacco e ci siamo comunque portati a casa un discreto bottino di quasi 400.000 di oro e dell'Isir e 519 di nero, che vabbè, ragazzi, sono lì. Portiamoceli a casa, inutile lasciarli lì. Signori, io direi che per oggi il video lo possiamo chiudere qua. Come avete visto, sia le mura che tutto il TH11 in generale stanno procedendo molto molto bene al momento. Non mi stanno facendo nemmeno grandi attacchi, perché comunque sto basso di lega apposta e, se vedete, mi stanno prendendo veramente pochissime risorse rispetto a quelle che io vado a rubare. Ecco, questo qui mi ha attaccato bello pesantuccio perché è 22 ore fa. No, beh, non avevo grandi quantità di nero, non so come mai. Ah beh, sì, comunque avevo già superato i 100.000 di nero. E ragazzi, quando si supera i 100.000 di nero, qualcuno che attacca pesante lo si trova. Signori, io spero che questo nuovo, incredibile, fantastico video su Clash of Clans vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Se non siete iscritti al canale e alla pagina Instagram, che porta lo stesso nome, vi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Vi do il vostro caro Brutal, un salutone. Bella, raga!